Poi, la matita color carne della France Mondi ha la vitamina E. Questa è un'altra marca eco-bio che non testa sugli animali, italiana. È un color pesca, la sto utilizzando sempre, la metto sotto qualsiasi tipo di rossetto, mi regge abbastanza, del tipo quando il rossetto ormai è andato via, ho ancora sulle labbra la matita. Cosa molto interessante perché io odio quando rimango senza nulla, con le labbra scoperte. Questo è il numero 21. Non mette a fuoco perché è una semplice fotocamera. Quindi questa è buona. Poi, sempre della stessa marca, non so se vi ricordate, ho acquistato questo rossetto bio a base di oli minerali termali ed estratti di oli da conservazione biologiche OGM free. È un cosmetico biotermale, non testa sugli animali, senza parabeni, senza PEG, senza nickel, senza niente. Sto scherzando. Io ho acquistato il numero 04, no, il numero 4, non c'ho lo 0 davanti, in confezione di cartonato riciclato. È un pesca rosato similare alle mie labbra, regge molto. Questa la utilizzo senza la matita di sotto e regge tantissimo. Sono molto, molto soddisfatta di questa matita e di questo rossetto. Lascia le labbra morbide, cremose, buono, molto buono. Poi andiamo avanti. Nivea Visage contorno occhi. Antirughe. Boh, punto interrogativo, non l'ho ancora capita. Sembra che dia un aiuto effettivo in questa zona quando lo metto. Poi non lo so, mi vado a truccare e mi sento appesantita tanto. Perché la metto, la lascio asciugare e poi mi ci trucco e mi sento appesantita, sento la palpebra cadente, forse perché è troppo forte per la mia pelle, non lo so. Comunque la finirò e probabilmente non l'acquisterò più, vedremo. Però non so se riesco a farvi vedere, le mie rughette qui sotto sono abbastanza rilassate da quando utilizzo queste, la utilizzo ormai da un più di 20 giorni, no, forse quasi un mesetto. E poi vabbè, questo qua lo sconsiglio vivamente. L'odore troppo forte di latte e cioè la menta, un po' fastidio. A me dà un po' fastidio allo stomaco, però è molto, molto idratante questo burro di cacao. Ok, questa scorrellata immane di prodotti è terminata. Cosa vi consiglio? Cosa non vi consiglio? Vi consiglio di provare assolutamente prodotti bio-eco, come questa matita della France Immondi, il rossetto, questa qua è da provare. Delle altre ormai sono abbastanza delusa, più che altro perché uno poi pensa alle marche, alle cose, testi di animali, ti viene un'angoscia esagerata, dici perché cazzo mi trucco a fare? Scusatemi, ci vuole un bip, vabbè. E se non lo sapevate, l'ho detto anche in un altro video, Stenom e quindi la marca di cosmetici Chiotisparì non testano sugli animali. Sono molto contenta. Vabbè, io vi saluto, spero di riuscire a fare un video trucchi nel giro di breve. Non mi suona correttamente in italiano. Vabbè, un bacione e alla prossima. In gamba. Devi vedere la mia bambina. Ciao, amore! E un saluto anche dalla mia Maggie, che scappa dalla videocamera, la odia. Vabbè.